Qualcuno di voi mi ha chiesto più volte di consigliargli delle cuffie Bluetooth che abbiano un microfono integrato ma che non sia visibile, che abbiano una qualità accettabile e che siano economiche. Sono davvero tante caratteristiche da trovare in un solo prodotto, però alla fine credo di esserci riuscito con queste cuffie della Music Sound, ma ne parliamo dopo la sigla. Nella confezione trovate le cuffie e un cavo USB per ricaricarle. E anche se sono semplici da utilizzare, all'interno troviamo anche le istruzioni in varie lingue, ma è compreso anche l'italiano. Essendo Bluetooth, le possiamo utilizzare su vari dispositivi, dagli smartphone ai tablet, ai computer, alla TV e anche alla Fire Stick. Ma ora vi mostro un po' meglio le cuffie. Sul padiglione troviamo l'entrata jack per collegare direttamente con il cavo, non so, le cuffie allo smartphone ad esempio, l'entrata USB per ricaricarle, e troviamo tre pulsanti dove è possibile accendere le cuffie, alzare il volume, insomma hanno doppia funzionalità, ad esempio cambiare i brani, mandarle avanti, mettere in pausa. Diciamo che ogni tasto ha più funzionalità, come vi ho già detto prima. Per essere delle cuffie economiche, i materiali e l'assemblaggio è più che accettabile. Molto morbido il padiglione, buona anche l'insonorizzazione, morbido anche nella parte superiore. Sinceramente le sto utilizzando da una decina di giorni, ma quando le utilizzo le sento abbastanza comode, cioè non mi danno fastidio. Naturalmente è possibile allungare l'archetto delle cuffie su per giù di 2 cm circa. Questo poi dipende dalle vostre preferenze e se avete un testone grande, a parte gli scherzi. Io mi sono trovato bene anche senza allungarle. Comunque i padiglioni sono morbidi e il comfort è assicurato. Ho dimenticato di dirvi, attraverso i pulsanti è possibile gestire anche le chiamate. Semplici da collegare, io già le ho associate allo smartphone. Una volta acceso le cuffie basta semplicemente attivare il Bluetooth dello smartphone e si collegano direttamente. Buona la durata, anche se il produttore dichiara una durata di circa 14 ore. Io utilizzandole su per giù ho notato che durano circa 9 o 10 ore, però magari dipende anche dalla distanza dal dispositivo. Questo poi non ho avuto il tempo di testarlo, magari ve lo farò sapere più avanti nei commenti. Comunque quando queste cuffie si stanno per scaricare verrete avvertiti da una serie di beep. In conclusione, per me è ottimo il rapporto qualità-prezzo. Nel complesso avevo apprezzato le varie caratteristiche, ma quello che ho apprezzato di più è che isolano dal rumore esterno in maniera egregia. Sinceramente queste cuffie economiche mi sono piaciute. Ovviamente sono destinate ad un pubblico amatoriale, non parliamo di cuffie professionali, questo credo che sia chiaro a tutti. Costano 17,90 euro nel momento in cui registro, sotto al video trovate il link, e la qualità dell'audio a me è piaciuta, quella del microfono è leggermente inferiore, semplicemente perché il microfono è a scomparsa, cioè non c'è, è lontano dalla bocca e quindi capta leggermente in meno la voce, però è accettabile. Quindi per chi è interessato a queste cuffie economiche Bluetooth, trovate il link sotto al video come sempre. E inoltre, se avete apprezzato questa recensione, non dimenticatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!